Finalmente una buona notizia, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di ottemperanza di Terna. Così il sindaco di Montesano sulla Marcellana, Dino Fiore Volentini, annuncia sul suo profilo del social network Facebook una nuova favorevole tappa nella vicenda giudiziaria che riguarda la costruzione della stazione elettrica Terna a Montesano sulla Marcellana. La stessa Terna il 24 aprile scorso aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato per poter ricominciare i lavori del cantiere sito a Montesano Scalo, chiedendo l'applicazione della sentenza che era stata sfavorevole al Comune di Montesano in un precedente ricorso. I lavori da parte di Terna non erano ricominciati anche perché a marzo la Regione Campania aveva firmato il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione regionale per i lavori. Il Consiglio di Stato, da quanto si apprende, avrebbe respinto il ricorso poiché sostanzialmente avrebbe dichiarato la propria incompetenza funzionale, in quanto l'organo competente in merito al ricorso sarebbe il TAR Campania, nella cui circoscrizione ha sede l'ente resistente, ossia il comune di Montesano sulla Marcellana. Ed intanto la comunità di Montesano attende con ansia novità dalla Regione Campania, che dovrebbe trasformare la sospensiva in un provvedimento definitivo, visto che nei mesi scorsi è stata appurata la mancanza di valutazione di impatto ambientale per la stazione elettrica di Terna.